può essere un'idea, sì, il volontariato. Grazie, Bruce. Abbiamo ancora 13 minuti, Brian. Ah, davvero? Ho visto che hai una nuova segretaria. Una carrozzeria notevole, eh? Quella è mia figlia. Beh, facciamo che questa seduta è di quelle corte. È il nuovo acquisto della Narcotici, un talento naturale. Ah, davvero? E di un po', quanto sei bravo. Sei tornato da Manila, hai mangiato riso con i gamberi a cena e poi hai fatto l'amore con due donne filippine. E con un uomo. Vuoi dire con tre donne filippine? No! Ti do questo in cambio del dolce. Ah. Che c'è? Era solo detersivo in polvere, io sono con te. Ho osservato il tuo comportamento e non credo che tu sia un tossicomane, ma che tu sia un idiota. Pensa a noi, a tutti noi, notte e dì. Pensa a noi, a tutti noi, nel bene e nel mal. E io dico siamo noi, siamo... Ehi, 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 ehi! Vogliamo fare silenzio là dentro? Questi matti dei Beatles. Ehi, Meg, hai già 18 anni? No. Ehi, Chris, come andiamo? Beh, ecco, sono contento. E vai! Insomma, qualcuno dica qualcosa. Brian, aspetta! Aspetti, aspetti un secondo. All'aeroporto, prego. Non tornerà mai più, Lois. L'hai visto? Ha preso e ci ha abbandonato. Ah, che bei momenti abbiamo passato insieme. Eccolo che arriva, amico! Oh, cacchio! 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 Questa sì che sfiga! Cacchio! Cacchio! Benedetto! Lo so che complotti per distruggere i miei piani per dominare il mondo. Per chi lavori? Avanti! Per i libanesi? Per i francesi? Molto bene. Se la tortura non funziona, forse ci riuscirà un po' di tenerezza. Mi piace il tuo gusto in fatto di donne. Sì, credo che noi due passeremo insieme dei gran bei momenti. Sì, ti piace così, non è vero? Oddio, guardatemi, faccio sesso con un maiale. Oh cacchio, la polizia di Los Angeles. Oh cacchio! Andiamo, voglio tenere un po' di nastro per l'insegna Hollywood. Ok. Ehi, tante grazie, ragazzi. Il piacere è tutto nostro. Buone vacanze, signore. Forse temeva che potessimo intralciare il suo lavoro. Non sarebbe la prima volta che rovini una sua performance. Oh, ma come cacchio? Ma dove cacchio? Ma quanto cacchio? Io non l'ho visto. Mi è sbucato all'improvviso davanti alla macchina. Oh, mi dispiace così tanto. E vai, sono il campione, sì. Tieni qua, Stewie. Sarà un ricordo della tua prima partita di campionato col tuo bel papone. Mio Dio, io me la terrò cara per sempre. Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza. Ci sto. Svegliati, idiota. Buongiorno, Connor. Cosa ti aspettavi? Quei bastardi hanno trasformato in fumatori generazioni di americani con la loro pubblicità subliminale. Timmy, dov'è Lessie? È fuori nel frutteto, mamma. Le pesche stanno maturando un po' prima quest'anno. Fumate. Sai come si dice, Jimmy? Pesca in anticipo, estate lunga. Fumate. Che cosa c'è, Lessie? Non state ancora fumando. Ciao. Posso fare qualcosa? Sì, un'azienda mi ha assunto per starti vicina per farti risultare più bella al confronto. Ma è ridicolo, io non ne ho bisogno. Ehi, Meg, ti sei fatta meno brutta? Sì! Ah. Ed è diventata molto più grassa. Oh mio Dio, Stewie, no! Oddio, che cosa ho fatto? Lo sapevo che fumare è nocivo, mamma. Ho venduto ugualmente la mia anima. E per cosa? Martha Stewart! Venite, dobbiamo mettere fine a questa tragedia e subito! Oh, finalmente! Ah.
Thank you.